La sua voce risuona inconfondibile nel film premio Oscar La vita è bella, ma Noah, cantante israeliana, da ben 25 anni porta nel mondo la sua musica, fortemente influenzata dalle sofferenze della sua terra d'origine. Il suo nome significa portatrice di pace. Questo è il mio destino. Ma la pace oggi in Terra Santa sembra un'illusione. No. Non un'illusione, ma dobbiamo ricordare che anche qui in Europa era molto, molto anni di guerra per avere questo bellissimo pace. Ma anche adesso noi vediamo semi di cambiamento, sia con il giovane che pensa differentemente, che vuole lottare per cambiare questa situazione. I am the maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. Nonostante i riconoscimenti arrivati a lei da paesi così lontani e così diversi tra loro, c'è chi non apprezza il suo spirito e le sue prese di posizione pacifiste, a volte non in linea con la politica di Israele, e i principali detrattori sono proprio nella sua terra. Sì, ma c'è molta gente che comprende. Sempre è più fotogenico vedere all'estremismo, ma la maggiorità arabe ebreo non è come questo. È gente che veramente vogliono vivere in pace. Ave Maria. Lei ha cantato davanti a tre papi. Sì, sì, è incredibile, no? Per una ebrea, una ragazza ebrea di Israele di origine yemenite. È Papa Francesco, per me uno delle leader religiose più bello, e noi siamo fortunati a vivere in questa epoca di Francesco. Io spero che altri leader will take his example. Seguiranno il suo esempio.